Adesso Barbara, rimaniamo nell'ambito musicale perché? Sì, Federico, allora oggi la puntata è tutta dedicata all'inizio delle lezioni, perché il Braga si risveglia, diciamo, dopo la pausa estiva, quindi ricominciano tutte le lezioni di strumento e io e Maria, come potevamo perderci questo nuovo risveglio del conservatorio, siamo proprio andate a curiosare nelle aule, siamo andati a disturbare i maestri e i loro studenti per capire meglio come funzionano le lezioni al Braga. Siamo qui io e Anna Maria che mi accompagnerà aula per aula perché inizia l'anno accademico per il Conservatorio Braga e noi non vogliamo perderci assolutamente questo evento. Anna Maria, sei pronta a portarmi per le aule? Certo. Allora, con Anna Maria andremo e vedremo cosa succede all'interno delle aule quando i professori insegnano. Permesso, professoressa, l'abbiamo interrotta, ecco, proprio nel mezzo della lezione, una lezione un po' speciale. Intanto, professoressa, cosa si insegna in quest'aula oggi? In quest'aula durante l'anno si insegna violino, però visto che oggi è il primo giorno dell'anno accademico e faremo una recita a Teatro di Chieti dell'opera John Fante, commissionato proprio per il nostro conservatorio, abbiamo cominciato le prove a sezione. Matteo e Alessia, come vi trovate con la professoressa? Benissimo. Bene, bene. Per forza, perché sta qui la professoressa. No. Professoressa, come sono sti ragazzi? Sono molto molto bravi poiché vengono anche dal liceo musicale, quindi cioè, hanno fatto il percorso liceo e anche insieme il propedeutico e hanno finito il liceo, adesso fanno il triennio. È molto importante avere questo collegamento con tutte le scuole perché possiamo seguirli mano a mano nella crescita. Tra l'altro il conservatorio contribuisce ogni anno a formare e a far crescere una rete che parte proprio dalle scuole medie per arrivare al liceo musicale e, diciamo così, rafforzarsi negli studi poi superiori del conservatorio. Come nasce per te la passione per la musica? Com'è nata? Io alle medie, come esperienza, ho provato a entrare appunto all'indirizzo musicale e da lì è partito tutto. Io ho studiato anche chitarra al liceo musicale e qui faremo anche pianoforte e viola. Sono iscritta anche a DAMS, all'Università di Teramo. Quindi insomma, doppio percorso. Sì. Sono tutti ragazzi con una grande volontà perché, diciamolo, non è facilissimo affrontare il conservatorio, ma poi quante soddisfazioni. Questo è vero, la difficoltà sta
specialmente all'inizio, è di essere sempre costante tutti i giorni, non esiste il giorno che uno non studia. Vi lascio adesso alla vostra lezione, vi così faccio tanto in bocca al lupo tra l'altro per questo nuovo lavoro, questo importante lavoro che vi state apprestando proprio a iniziare, buona musica! C'è una musica fortissima, sento delle trombe, io andrei a vedere. Vi ho beccato! Ciao ragazzi! Professore, abbiamo interrotto una lezione di mai sia più questa cosa! Mai sia, mai sia! Ma mi sa che sarà perché noi gireremo all'interno del conservatorio e quindi sicuramente capiterà che torneremo di nuovo a disturbare. Professore Ottaviani, insegnante di tromba qui al conservatorio, oggi abbiamo interrotto una lezione, sono ragazzi del biennio. Sì. Che vuol dire? Vuol dire il corso di specializzazione, diciamo, dove si studiano, è il corso che è più vicino al mondo della professione, per cui si studiano i passi d'orchestra, i concerti, e si passa, diciamo, dal livello studente, che rimane un po' più quello del triennio, alla specializzazione, dove si va a suonare come perfezionarsi e suonare un po' come i professionisti. Elena, sei al secondo anno del biennio, quindi diciamo hai scelto di fare la musicista nella vita? Sì, assolutamente sì, è il mio sogno. Cosa vi aspettate da questo biennio? Ma sicuramente di approfondire dei concetti sia prettamente legati alla tecnica ma anche dal punto di vista artistico, ecco, insomma. Come ti chiami? Lucilla. Lucilla, quanti anni hai? 30. 30 anni e suoni da che età? Da quando ne ho 11. Quindi sono proprio tanti anni. Amore viscerale? Sì, è passata la banda, ho visto la tromba e... Tanti paesi, tante città, tante realtà locali hanno la loro banda ed è forse per tanti proprio il primo approccio alla musica. Sì, assolutamente. Nel mio percorso di triennio quasi tutti i trombettisti venivano dalle bande, anche altri fiati, quindi sì. È fondamentale. Anche tu vieni dalla banda? Anche io vengo dalla banda, sono un bandito anche io. Di che banda sei? Intanto diciamole queste bande e le salutiamo anche. Io nasco nella banda del mio paese, di Crotone, della mia città, di Isola di Caporizzuto, la banda Magna Grecia di Isola di Caporizzuto. E salutiamola la banda di Caporizzuto, invece tu? Io ho cominciato nella banda Compadrum di Monte Compatri, da dove vengo. Provincia di? Roma. Ah, da Roma. E tu? Sei anche tu una ex bandista, anzi una bandita? Sì, continuo ancora nella banda di Ripatiatino in provincia di Chieti. Perché spesso la banda? La banda spesso nei paesi è una delle prime forme di aggregazione, per cui ci si innamora dello strumento perché è uno strumento, proprio un arnese che ci aiuta a stare insieme agli altri, a stare a socializzare e magari uscire anche dalla solitudine che oggi si ha, che ne so, col telefonino, stando chiusi dentro casa. E quindi parte questo amore per cui si è disposti a viaggiare, ad andare a studiare fuori, c'è addirittura chi va a studiare all'estero, insomma.
Oggi che cosa studiate? Oggi stiamo studiando la quinta sinfonia di Shostakovich, compositore russo. Shostakovich. Facciamo sentire? Facciamolo sentire. Io però vi lascio, così non vi disturbo più. E voi continuate con i vostri studi. In bocca al lupo, ragazzi. Inserisco, perché se c'è una soluzione effettivamente sarei interessata. La mamma l'ha chiamata stamattina, gli ha chiesto, dice: sei in Italia? Perché lei giustamente non è qui ed è nuova nel nostro conservatorio. Dice: se c'è una medicina tu mandamela. Magari ci può. Di dove sei? In Cina. Cina, che città? Città, la mia città ha una lunghissima storia in Cina, si chiama Taiyuan, ma non troppo lontano da Pechino. Non lontano da Pechino? Sì. Ok. Parla molto bene italiano. Grazie, ma non abbastanza. Devo migliorarmi e continuare. Quanto tempo starai qui? Un mese. Un mese, va bene. In un mese ce la farà. In questa prima giornata dell'anno accademico i ragazzi stanno chiaramente facendo lezioni in tutte le aule. Adesso siamo proprio davanti all'aula 10 e sento un suono, il suono di un clarinetto. Vi disturbo? Abbiamo interrotto proprio la lezione di clarinetto. Direttore Federico Paci, in quest'aula 10 bellissima, oggi inizia proprio l'anno accademico e quindi iniziano le lezioni. Prima lezione, cominciamo. Adesso abbiamo Emanuele che fa il secondo anno del biennio, quindi già parliamo di studenti molto avanti con la preparazione, quindi diciamo la lezione è più basata sull'interpretazione, su alcune cose, diciamo ripulire un po' l'esecuzione, quindi su parametri che sono naturalmente professionalmente più approfonditi. Chiede Emanuele, prima di arrivare al propedeutico avevi fatto... Ho sempre studiato musica, clarinetto l'ho cominciato alle scuole medie e quindi poi da lì ho continuato, diciamo. Quindi scuole medie indirizzo musicale? Sì, esatto, sì. Quindi questa rete che torna, l'importanza di fare rete sul territorio, dalle scuole medie, poi il liceo musicale e poi il conservatorio, questa sarebbe proprio la filiera, esatto, perfetta. Sì, assolutamente sì, che è una filiera che abbiamo costruito perché ancora oggi diciamo non c'è un percorso omogeneo per quanto riguarda il sistema scolastico, per cui in qualche maniera con la collaborazione naturalmente sia delle scuole pubbliche sia delle scuole private e del liceo abbiamo reso il percorso un po' più omogeneo, cioè in maniera tale che quando arrivano in conservatorio hanno maturato alcune diciamo abilità per cui anche per loro si trovano molto meglio poi a iniziare un percorso superiore che è quello del conservatorio oggi. Poi Emanuele è uno studente fuori sede perché lui è di Lanciano ed è venuto a Teramo che era ancora ragazzo, quindi è stato al convitto e frequentato le scuole superiori parallelamente al conservatorio. Quindi insomma anche in qualche modo dei sacrifici da fare per questa musica, quindi una musica che è la tua passione. Sì, 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 l'ho sempre stata, ho cominciato con vari strumenti, poi ho scoperto il clarinetto e ho continuato con quello. Ah, il clarinetto hai detto alle medie, lo hai scoperto? Sì, esatto, sì, sì, alle medie. E cos'è che te lo fa amare di più, che ne so, del pianoforte? Diciamo i colori che può esprimere, le emozioni anche che può far percepire all'ascoltatore. Il clarinetto è uno strumento molto difficile, molto difficile. Diciamo, se vogliamo parlare in ambito tecnico, ci vuole il doppio della pressione atmosferica per riuscire ad emettere suono, contrariamente ad esempio a un sassofono, perché è uno strumento cilindrico. E quindi... Vedo che fanno molta teoria anche i ragazzi. E quindi è uno strumento molto complicato per le variazioni di registro, per i sovracuti, per l'espressività, per i piano.
clarinetto riesce a fare dei piano e dei pianissimo che nessun altro strumento può fare, e quindi diciamo che, appunto, come ho detto, suonarlo al massimo del suo potenziale è abbastanza complicato. Quindi è questa la vera sfida, sì, per un clarinettista. Professore, non so, io mi sento osservata. Ne abbiamo un altro, quasi un intruso, no, a parte gli scherzi. Paolo ha terminato. Paolo, vieni qui, Paolo, vieni, vieni. Tra l'altro, la cosa curiosa, il papà di Paolo ha studiato qui, adesso è venuto Paolo che terminerà a febbraio. Terminerà, quindi, sì, il biennio. Esatto. Quindi siamo proprio alla conclusione. Sì. Tu hai fatto tutto il ciclo di studi, vieni, vieni qui vicino a me, Paolo. Hai fatto tutto il ciclo di studi previsto dal conservatorio. Intanto ti chiedo, com'è stato questo percorso? È stato abbastanza lungo e difficile, e anch'io sono fuori sede come il mio amico. Mio padre ha fatto un sacco di sacrifici per accompagnarmi ogni giorno a fare lezioni di clarinetto e poi altre materie teoriche. Quante ore suoni al giorno? 3-4 ore al giorno. Professore, quante ore bisogna suonare? 4 ore comincia a essere abbastanza. Si lavora molto di pressione, quindi di apnee. E quindi, diciamo, uno strumento dove il suono è una conquista in qualche maniera, come un po' accennava Emanuele. La particolarità del clarinetto è che non ha un suono propriamente spontaneo rispetto ad altri strumenti, e però quando poi si raggiunge un certo traguardo il suono comincia a essere corposo, quindi molto espressivo, perché la particolarità del clarinetto è proprio la grande espressività, che insieme al violoncello forse sono i due strumenti, come dire, sono un po' la voce dell'anima. Volevo chiedere anche a Paolo, cos'è che ti ha fatto innamorare del clarinetto? Diciamo che la scelta dello strumento è stata obbligata, perché mio padre appunto è un clarinettista e quindi mi ha messo in mano lui questo strumento, però strada facendo mi sono appassionato e niente, credo, spero che questo diventerà il mio lavoro, è una delle mie più grandi passioni e spero di portarla avanti per sempre. Professore, io vi lascio alla vostra... Che cosa studiate oggi? Generalmente la lezione nella prima parte si fa la parte tecnica, quindi si curano appunto i legati, gli staccati, l'intonazione, tutto ciò che riguarda più propriamente lo strumento. E poi la seconda parte generalmente parliamo e facciamo musica, quindi brani che possono essere concerti, sonate, quindi si studia il repertorio. E un po' per preparare gli esami, un po' per preparare i concorsi, come il caso di Paolo che a breve ha un'importante audizione. Perché i ragazzi iniziano a fare i concorsi anche chiaramente, sì, mentre sono in formazione qui al conservatorio. Sono concorsi di esecuzione e concorsi per l'ammissione, per esempio Accademia della Scala. Poi nel corso soprattutto del biennio loro sono impegnati anche con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, dove vanno a fare stage, vanno a fare proprio pratica professionale vera, quindi lavorano con i professionisti, con appunto i professori d'orchestra che sono stabili in sinfonica, per cui escono che già hanno un discreto bagaglio di esperienza. Bene ragazzi, allora vi lascio alla vostra lezione, professore, direttore, buon inizio buon anno. Lavoro, buon inizio anno accademico, veramente. Grazie, a voi. Buon lavoro. Buon lavoro altrettanto.